eccoci qua, buongiorno. Siamo proprio alle battute dopo l'Edicola Fiore. E oggi è stato molto divertente, abbiamo avuto un sacco di amici che sono venuti a trovarci, signori. Abbiamo qui la Little Tony Family, sì, al completo. Applauso, amici. Oh! Eccoli qua. Eccoci qua, Little Tony, a cui io devo dire ero legato fin dal mio primo show che feci in un Pala Euro di Roma. Me lo ricordo, ero ancora quasi, diciamo, il dopo karaoke, no? Feci uno spettacolo prima di andare a Sanremo e mi esibì. Ragazzo col codino. Tony era ragazzo col ciuffo, esatto. Eccola, questo è l'ultimo CD che ha fatto Little Tony. Ecco, qui c'è Cristiana, che è lei, la figlia, che è identica. Oh, no, è identica. Poi il fratello. Tu invece che grado di parentelare? Ah, vuoi sapere? Oh. Figlio acquisito, nonché suo ex, primo fidanzato di Cristiana. Primo fidanzato, 7 anni. Ah, cioè voi due eravate fidanzati. Noi eravamo fidanzati. Yes, yes. Poi abbiamo fatto io 4 figlie, lui 3, insomma, per via traversa. Per via traversa, esatto. 7 figlie. Ora vi siete riuniti, ma non... No, artisticamente. Quindi voi andate in giro e fate gli spettacoli. Dove andate? Tipo? Festa di piazza, per esempio. Il 12 marzo cominciamo da Lecco, provincia di Lecco. Nord. Quindi questa è una buona vetrina, per cui dovete sapere, c'è, cioè, anche, già, magari vedono sta cosa. Ah, e allora aspetta che chiamiamo. Allora, per chiamare loro potete andare sul sito. Dove possono andare? Su? Anche su Facebook, Little Tony Family. Li volete con voi per una serata, per una cosa, a disposizione. Tra l'altro è uscito anche questo libro, esatto. Questo libro per tutti i fans, che sono tanti, di Little Tony. Io c'ho un autografo di Little Tony, c'ho un autografo bellissimo su un quadro che lui mi ha dato, una foto sua gigantesca. Solo cos'è che feci, che ridevamo di questa cosa con Tony, ogni volta mi fece l'autografo sul vetro, cioè non sulla foto, capito? sul vetro, per cui quel vetro non si può rompere, quasi, che si rompe, no, c'è proprio scritto Little Tony. Però una cosa che forse voi non sapete, io l'ho raccontata un sacco di volte, è questa, che il primo autografo della mia vita, era un bambino, mi fu fatto da Little Tony. Venne a fare uno spettacolo a Letojanni, provincia di Messina. Arriva Little Tony al campo sportivo di Letojanni, e allora tutti andavamo a vedere Little Tony. Mio cugino faceva il vigile urbano, voi sapete, nei paesi il vigile urbano conta più del generale di corpo d'armata, cioè quello è il vigile urbano del paese, è proprio l'autorità. Allora, grazie a mio cugino Nino Nicita, che saluto ancora una volta, mi disse: vieni con me che te porto. Lì non c'era camerino, ma c'era la roulotte, perché sai, era un campo sportivo e c'era la roulotte che aveva le frange, pure la roulotte c'era, cioè, perché all'epoca Tony stava con le frange. Allora vado con mio cugino vigile urbano, bussiamo e si manifesta Little Tony. Vado lì, mi fa l'odore, mi guarda, mi dà un buffetto sulla faccia, ma ricordo, no, amoretto, così, amoretto, mi disse amoretto, io ero moretto, altro che moretto, ero proprio un tizzone di carbone. Mi fece questo autografo, che però purtroppo non ho più, chissà dove era. Oh, si parla di più di 50 anni fa, io ero un bambino, ci ho avuto 8 anni, 7-8 anni, 45 anni fa, ragazzi, beh, mica insomma, per farvi capire il rapporto mio e quello. Poi il fatto di averci cantato insieme è stato proprio coronato, veramente. Tra l'altro a casa mia c'erano le lotte, no? Perché c'erano quelli che amavano le donne, no? Le donne, era la disputa. Esatto, la disputa era tra Morandi e Tony per le ragazze, capito? Poi Tony faceva i film, cioè io ne so più di voi, ragazzi, scusate, faceva i film. A Tony piacevano le macchine, no? Ha fatto pure un film dove faceva il pilota. Era cuore matto, il film era cuore matto, quindi ora l'ha chiamata. Allora, visto che ci ha chiamato cuore matto, con la Little Tony Family alla batteria, guardate chi ci avete, ragazzi, John Wayne, Enrico Ciacci alla chitarra e la Scola Cantorum. 3 and 2, come vuoi, vai. 1, 2, 3, 4. Bello. Cuore matto che ti seguo ancora, e giorno e notte pensa solo a te, e non riesco a fargli mai capire che
magari tu vuoi bene a un altro e non a me. Canta strofa, vai. Cuore matto, matto da legare, guarda, va. Che crede ancora che tu pensi a me. Non è convinto che sei andata via, mi hai lasciato e non ritornerai. Vai Tony! Dimmi la verità. I gemelli di Guidonia che facevano i fiati, com'era? In assolo. Cuore matto, che ti vuole bene, parava, 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 parava. Che bravi. Allora, stavamo raccontando di... ce ne sarebbero di cose da raccontare, che Enrico è stato... tu sei stato sempre al suo fianco. Sempre, da quando eravamo bambini, sì. Quanti fratelli eravate? Siamo tre fratelli, a parte Tony che non c'è più, c'è Alberto. Alberto che è quello che si è visto meno. Però. Che è quello che si è visto meno perché ci aveva meno passione di noi per la musica. Lui ha iniziato con la fisarmonica, poi nei primi anni 60 ha fatto anche qualcosa all'RCA insieme a me con Morricone, ma qualcosa, poi si è stancato subito. Non so perché, ha cambiato proprio direzione. Direzione? Sì, sì, è fatto. Invece voi siete rimasti... Faceva il maestro di Shatsu, queste cose qua che non... Shatsu. Che non c'entrano niente con la musica. Little Shatsu, ti immagino. Sì, sì, sì. Senti, quindi se voi notate tutti i filmati che potete vedere di Little Tony, Enrico sta sempre lì con la sua chitarra. Sempre, sua chitarra. E poi però lui c'aveva, insomma, tutto un suo... tutta una sua carriera, diciamo, parallela come musicista, come grande musicista. Ho avuto, scusa, ti interrompo, sì, no, 27 anni alla RCA con i più grandi maestri d'Italia e anche esteri. La tua chitarra chissà in quante colonne sonore, eh? Tantissime, tantissime, ma soprattutto cantanti. A parte tipo, ecco, dimmi, ad esempio. Tipo, no, dimmi tu quale non ho fatto. Mina. No, l'ho fatto, ho fatto Città Vuota con Mina. Cioè, avete capito? Adriano, perché lui ha sempre voluto portarmi via da Tony, sempre. Ma veramente? Sì, 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 però, no, però. Perché devi venire con me, perché tanto è vero, lascia Tony. Tanto è vero che quando Tony è mancato, il giorno dopo c'era un giornale che era Adriano e parlava in prima persona e diceva: caro Tony, e te ne abbiamo fatte tante, ma ricordati che io ammiravo tuo fratello per come suonava. È incredibile, quindi ci avrebbe voluto, Sì, sì. Vabbè, con tutti i rock and roll che sto faceva... parlando dal 58, cioè, noi ci siamo conosciuti nel 58 a Milano, siamo andati a casa di Adriano, perché lui ci vide al Teatro Smeraldo. Non so se lo conosci. Come no? Smeraldo. Ce l'ho fatto. E beh, allo Smeraldo. Celentano mi vide lì. Sì, 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 venne apposta perché hanno detto: guarda che ci sono tre da Roma che. Che pistano! Ci sono tre da Roma che ci pistano! E allora lui subito. E allora lui venne, la prima cosa che disse, dice: ma voi Tony, ma questo qua, tuo fratello, portami. Ti voleva portare nel clan? Sì, sì, assolutamente sì. Ma però pezzi questo... con lui ne hai fatti? No. Non è mai suonato. No, momento, quando Adriano ha fatto 125 milioni di cazzate che ha invitato Tony, abbiamo fatto insieme Reddy, Teddy e non so se Blue Suede Shoes, una cosa del genere. Faccia Blue Suede Shoes, dai, dai. Ma devi cantare però. E qua come fa? Io le chiedo. Ok, vai, anche senza parole. Quello che ti pare. Quello che ti pare. Vai, vai, okay. Vai. Vai. I want for the morning, I want for the shoes, I want to know where the weather, never got you. Free the shoes. You want to want out there, I want to have a little bit of money. Hey, just put it down, I'm riding my car. Hey, put my hand on the floor of the home. Hands on hands, what you got in mind? Facciamo tutti insieme blu 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 blu. Che vuol dire blu suede shoes? Dici le scarpe scamosciate.
blu. Tu pensa se uno in italiano dice, oh, c'ho un pezzo, come si chiama? Le scarpe scamosciate blu. E sono le scarpe scamosciate blu. E sono le scarpe scamosciate blu. E sono le scarpe scamosciate blu. E c'ho le scarpe scamosciate blu. E c'ho le scarpe scamosciate blu. E c'ho le scarpe scamosciate blu. E mo piove. E si sono bagnate. E ho buttato le scarpe scamosciate blu. Incredibile. E beh, ma come faceva Tony il rock and roll? Penso che ogni tanto c'era qualche cosa con Bobby Solo, sì, la lotta dei ciuffi, sì, così amichevoli. Sì, però non sia amichevoli. Tant'è che poi insieme hanno fatto Sanremo, come no? Che la canzone era non si cresce mai. Fa un pezzettino mai. Solo così. Senti come suona. Un amico è qualcosa di più. Corpo ubriaco e denaro e metà. Anche così solo che ce la ricordi. Come vuoi che sia. Ma da lei. Arriviamo all'inciso. Questa è storia mia. Un amico sai, ti capisce al volo. So che morirei. Eccolo qua, Little Tony che dall'alto vi guida, che dall'alto vi guida Little Tony Family. Guarda che belli che siete. Senti, ma stavamo accennando poco fa, in un momento in cui non stavamo registrando, stavamo accennando quella canzone che fece, che era la sigla di Love Bot. Ma come nacque quella cosa lì? Come mai? Perché Love Bot era la traduzione di... Ah, sì, è vero. Era la sigla di un programma televisivo americano, telefilm, sì. Americano. Una serie americana. Si chiamava Love Bot. Poi in Italia... Tanto è vero che in italiano, Tony, non si chiama Love Bot, si chiama Profumo di Mare. Profumo di Mare? Esatto. E allora, l'accenniamo? Questa se la ricordano tutti. 1, 2, 3, 4! Mare, profumo di mare. Sarebbe venuto qui all'edicola all'interno, non sarebbe mancato mai, alle 6 sarebbe stato qua, perfetto poi, perché lei è perfetto, si presentava. Magari con la stufa, con termosifone. Grande professionista, all'interno, puntuale, preciso, perfetto. Attenzione, perché c'ho un testo, io non l'ho mai cantata questa. Quando vedrai la mia ragazza. È mia questa scritta, te. È mia e le parole sono di Gino Paoli. Pensate, 1964. Parole di Gino Paoli, musica di Enrico Ciacci, bellissima. Allora fa: amico mio, quando a casa tornerai e vedrai la mia ragazza, devi dirle tutto quello che mi sento dentro il cuore. Dile che ormai io vedo solo lei, che morirei se non sapessi che tra poco tempo ritornerò in me, poi ci sarà anche il tempo della felicità. Dile che lei deve aspettare me, che tornerò se lei mi aspetterà. Quando vedo un'altra donna penso soltanto a lei. Yeah, 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 yeah
impazzito sì, è impazzito John Wayne. Scusa, a proposito di John Wayne, stiamo facendo un discorso parallelo tra Antonio Ciacci ed Enrico Ciacci, visto che abbiamo parlato di John Wayne e nell'anteprima l'abbiamo ricordato. Enrico, che in molti film di Ennio Morricone, soprattutto i western, insomma, western l'ha fatta da padrone, con questa chitarra meravigliosa e con gli effetti del maestro Angeloni, perché era lui che faceva i frusti, le cose. Sì, bravo. Sì, Alessandroni. Alessandroni. Del maestro Alessandroni che faceva gli effetti. Gli effetti. Alessandroni che oggi ha 90 anni. E che salutiamo. Salutiamo, abbiamo partecipato insieme ad Alex Britti l'estate scorsa. Ha rifatto i fischi, una cosa strepitosa. 90. È molto difficile. Vabbè, questo è quello normale. Io so fare quella io so fare quella alla pecorata. Fischiare non è facile, però la parte di chitarra tutta è un po' tutta arpeggiata, no? Quando andranno Bellissimo, ragazzi, stupendo, stupendo. Potremmo stare anche ore. Allora, siccome noi abbiamo i tempi, sono quelli che sono, io direi di chiudere con una canzone che ci rappresenta, che rappresenta Tony, che rappresenta me e Tony, che forse è la canzone che abbiamo cantato veramente forse 5-6 volte in diversi programmi televisivi, compreso Sky. Mi ricordo Sky. C'ero pure io, Enrico sempre. Qui ci abbiamo il testo e chiudiamo con questa qua. Sì, riderà che veramente all'epoca Tony portò al successo in Italia, che già in Francia questa esplose, era la... Quando la facevamo con Tony Delolte, io iniziavo in italiano, a lui gli piaceva entrare sempre in francese, gli piaceva fare Felarir. Allora noi la facciamo in italiano, ricordando e salutando Tony che è qui con noi anche oggi. Assolutamente sì. Cristiana Ciacci, grazie Enrico Ciacci, grazie a voi. Angelo, parente acquisito, la Little Tony Family, che qui vediamo, continua ancora in giro per l'Italia a cantare le canzoni del grande Little Tony. Perché tu, io lo so, sei migliore di me. Perché tu le darai. Perché tu le darai tutto quello che hai. Perché finché vivrai. Che vivrai, avrai solo te. Non farò niente. Non farò niente per ricordarla da te. Riderà. Anche se soffrirò più di quello che ho, anche se già lo so che io mi pentirò, anche se lei per me lascerebbe anche me, non farò niente per riportarla da me. Riderà. Riderà, riderà, riderà.
Tony.